Vediamo un po' che cosa ho finito nell'ultimo periodo. C'è una scatola arancione piena di prodotti. Terrazzo. Ora, se vi chiedete perché siamo sul terrazzo, perché oggi era l'ultimo giorno utile per registrare il video prima di partire e si sta scatenando un uragano di tipo tropicale e quindi in casa non c'era luce. Infatti, vento, tempeste, tuoni che sentite sono tutti intorno a me. Quindi direi che possiamo anche muoverci. Tra l'altro, alle mie spalle vedete i riuscitissimi tentativi di pollice verde. Sono morte tutte le piante, guardate, guardate come sventolo, come Marilyn sopra il tombino. In più abbiamo un nuovo amico che è questo ciuffo che stamattina ha deciso di giocare con noi. Bando alle ciance, prodotti finiti dell'ultimo periodo, così li butto via prima di partire e chi si è visto si è visto. Cominciamo con il trucco, che c'è un prodotto solo, così lo eliminiamo. Sono riuscita a finire il rossetto di Clinique, questo era il numero 12 Blushing Soft Nude Soft Shine, era il color nude My Lips But Better, finito, sapete che l'ho amato, ve ne ho parlato spesso, mi piaceva sia sulle guance che sulle labbra. Chissà se mi sentirete con le macchine che passano, lo scopriremo a breve. È diventato verde il semaforo. Come avrete capito, abito in mezzo alla campagna più sperduta. E comunque vi dicevo, un rossetto che mi è piaciuto molto, estremamente morbido, idratante, durava poco, però aveva il colore perfetto per le mie labbra e quindi mi è piaciuto moltissimo. Probabilmente riacquisterò dei rossetti Clinique perché questo è stato veramente amore. Poi un prodotto per le unghie, ho finito il Nail Nurse di Rimmel, che era il 5 in 1 e faceva sia da base che da top coat. Io lo usavo prevalentemente come top coat, non mi dispiaceva assolutamente, dava un bel effetto gel, era piuttosto corposo, mi è durato parecchio, ora l'ultima parte è troppo gellosa e non riesco più ad usarla. Non vi so dire se effettivamente ha degli effetti incredibili, perché a me le unghie si sbeccano dopo un giorno e mezzo con qualsiasi tipo di smalto, però questo non escludo di ricomprarlo perché tutto sommato mi sono trovata bene e avevo un prezzo anche onesto. Poi un prodotto viso, la crema normalizzante super idratante di Xea Beauty. Questa mi era stata inviata dall'azienda per provarla. La Xea fa una linea di prodotti interamente dedicati alle pelli acneiche o con problemi di impurità. A me è piaciuta moltissimo, era una crema che appariva colorata ma che in realtà non aveva colore, si asciugava molto in fretta e senza coloranti, senza parabeni. Io la usavo come base sotto il fondotinta proprio per questa sua capacità di asciugarsi molto in fretta, ma non era troppo non seccava troppo la pelle, anzi, quindi mi è piaciuta moltissimo, veramente un'ottima scoperta, un buonissimo prodotto da usare proprio su base quotidiana sotto il trucco come base. Buona, piaciuta, promossa. Ultimo prodotto viso, l'acqua micellare Sebo Vegetal della Yves Rocher, quella per le pelli miste e grasse, un'acqua micellare che io ho usato solo per il viso, un paio di volte sugli occhi giusto per provare e sapervi dire, strucca abbastanza bene, ecco il trucco waterproof fa un po' fatica, però invece sul viso è molto efficace, a me è piaciuta, lascia la classica sensazione di acqua micellare, quindi non lascia appiccicoso unto, io però la risciacquavo sempre lo stesso perché preferisco sempre risciacquarla, un prezzo buono, onesto e una buona qualità, quindi ci piace. Ultimo prodotto viso. Ultimo prodotto viso, il gel Effaclar della Roche-Posay. Anche in questo caso un gel schiumogeno purificante per la pelle grassa e sensibile senza sapone. Questo è il mio gel detergente
base, lo compro sempre, l'ho già comprato un paio di volte, mi dura moltissimo, ne basta poco, lo uso la sera dopo essermi struccata, mi piace molto, è riequilibrante ma è molto delicato, non irrita la pelle, non la secca troppo, perfetto, veramente un ottimo prodotto. I prodotti La Roche-Posay non sono economicissimi, sono prodotti di farmacia di gamma media, però hanno una grandissima durata, una super efficacia e sulla mia pelle hanno dei grandi risultati, quindi è un sì. Lo vedete ancora intero perché ce n'è ancora un fondino che userò stasera per l'ultima volta, però volevo farvelo vedere così almeno poi prima di partire posso liberarmi della boccetta. Qualche prodotto corpo. Ho finito il fango crema Guam, ve l'avevo mostrato nei prodotti Wow di maggio e vi avevo già fatto vedere che eravamo quasi alla fine, ora è totalmente terminato. Era nei prodotti Wow, che altro dirvi. Questo è il fango crema notte, a me piace moltissimo, lo ricompro ogni anno, costa, però è molto efficace e a me piace veramente tanto. È un concentrato, si usa di notte, riscalda, lo mettete, poi andate a letto e lo rimuovevo con la doccia del mattino. A me i risultati, io i risultati li vedo, non sono super efficaci, chiaramente non è che risolvono il problema, però aiutano a risolvere gli inestetismi, a tutirli? A ridurli. Avete capito? Qua tutti i boccettini che rotolano, state fermi, che c'è l'aria. Altro prodotto corpo, questa, vabbè, non vi dico niente, questa era la crema della Simple Pleasures, mani e corpo, lozione ai macaron, che io avevo comprato a New York, perché l'avevo trovata a $2 e mi piaceva la confezione. Sapeva di zucchero in maniera fortissima, cioè sembrava di fare il bagno nello zucchero filato. Il secondo ingrediente è la paraffina liquida, quindi sicuramente un prodotto più bello che buono come ingredienti, però aveva un buon profumo di zucchero, l'ho usata volentieri, era molto liquida, molto poco densa, molto poco idratante effettivamente, un prodotto che era confezione, tipo potere del packaging a tutto spiano, però era veramente troppo bella per lasciarla lì, scusate, $2. Poi, altro prodotto corpo invece molto più efficace e molto più idratante, è il burro corpo del Body Shop al cocco. Una profumazione fenomenale di cocco, veramente. Una consistenza che io temevo, mi ricordavo, più compatta, più difficile da stendere, mentre invece è molto cremosa, molto piacevole da utilizzare, estremamente idratante, ne basta veramente pochissimo. E mi è piaciuto molto, ne ho ancora due ad altre profumazioni e non vedo l'ora di usare gli altri. Un prodotto extra è questo di LCN ed era un gel da pedicure con le foglie di vite rossa che doveva servire, vabbè, per i piedi e per alleggerire un po' le gambe. In realtà loro lo chiamano pediluvio tonificante agli estratti di ipocastano, betullari, pampino rosso, stimola la circolazione e alleggerisce le gambe. Avevo un buonissimo profumo, una buona profumazione, una media idratazione, la pelle dei piedi era effettivamente molto morbida, non era molto defatigante, però insomma ci stava, l'avevo preso a Cosmoprof ancora l'anno scorso, quindi l'abbiamo finito. E poi ho usato due delle maschere del Montagne Jeunesse, questa all'argilla anti-imperfezioni con l'aloe vera, e questa invece la sauna, la maschera sauna con la terra rossa antistress. Delle due ho sicuramente preferito questa. Questa è fantastica, la ricomprerò di sicuro. Ha un profumo di rosmarino, di erbaceo buonissimo. Si stende come un'argilla normale, la si lascia in posa 10-15 minuti e poi la si rimuove con dell'acqua tiepida. La pelle sotto è effettivamente purificata. Io poi ci metto l'idratante perché ho paura che sia troppo forte, che quindi il contrasto non faccia bene alla pelle, però veramente mi è piaciuta moltissimo. La sauna mi è piaciuta un po' meno, è rossa, la si stende sulla pelle umida e il contatto con l'acqua di questo gel fa sì che si scaldi, abbia questo effetto caldo. La si lascia in posa 5-6 minuti, mi sembra questa meno, aspettate che vi dico. La si lascia in posa 5 minuti, ha un buonissimo profumo, dovresti fare anche dell'aromaterapia, dell'antistress. Preferisco questa, molto di più.
Queste qua me le aveva mandate l'azienda per provarle ancora tempo fa. Tra l'altro ce n'è dentro una quantità, di questa ne ho fatta tre volte, volata via. Questa l'ho fatta tre volte e anche questa due o tre volte, ce n'è veramente tanta e i prezzi sono molto buoni, la reperibilità è facile, quindi io le maschere di Mountain Jeunesse ve le consiglio. Bene, questi erano tutti i prodotti finiti. Ora, prima che la natura scateni i suoi denti contro... Guardate che vento! Corro in casa, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Alla prossima! Ora, non scappate, state tutti qua. Prima che arrivi il diluvio, aiuto. Mi sento Dorothy prima dell'uragano.